e parliamo della vicenda del naufragio della Costa. In questi giorni a Grosseto si sta svolgendo l'incidente probatorio e ecco, parlavamo nei giorni scorsi di una Grosseto dove alberghi completi, ristoranti che lavorano come non mai, perché c'è una curiosità e un'attenzione che probabilmente nessuno si aspettava. È una questione che sta prendendo sempre più corpo e si sta piano piano chiarendo che non è solo il comandante Schettino che ha fatto errori gravissimi e di questo nessuno discute, però mi sembra di capire che sta emergendo una responsabilità che va divisa con altri soggetti. Ecco, di questo ne parliamo con Alessandro Gaeta, un giornalista del TG1, che ha approfondito questa questione con un libro, Il Capitano e la Concordia, inchiesta sul naufragio all'Isola del Giglio, edito da A Nord-Est. Ecco, buongiorno innanzitutto buongiorno ad Alessandro Gaeta. Perché questo libro? Ma innanzitutto posso dire una cosa, innanzitutto complimenti per il fatto di aver colto il problema, cioè quello che sta avvenendo nell'inchiesta, nell'incidente probatorio, cioè il fatto che appunto esistono più piani di responsabilità, esiste una responsabilità del comandante che probabilmente sono indiscutibili, ma esiste soprattutto la responsabilità dell'armatore che ha organizzato, che è l'organizzatore di quel viaggio, di quella crociera. Probabilmente c'è qualche responsabilità anche della plancia di comando dei cantieri navali che l'hanno costruita, perché questa nave è affondata troppo rapidamente per quanto la falla fosse importante. Quindi insomma mi fa piacere che comincia a emergere qualche dubbio, perché insomma se uno invece prende i grandi giornali trova aggettivi ecco abbastanza discutibili riferiti a Schettino, sfacciato, ma pensa questo che si vuole difendere. Beh, insomma non siamo alla culla del diritto, in fondo questo signore per il momento è indagato e a parlare sono le carte dell'accusa. Bisogna vedere poi fino in fondo quali sono le sue responsabilità. Mi pare che è stato, come dire, condannato anzitempo, e questo è un po'... È il vizio italiano però questo. Un vizio italiano, ed è per questo che ho voluto scrivere questo libro, perché ho avuto da subito la sensazione che più che un processo nelle aule di tribunale si stesse costruendo un processo mediatico, e questo devo dire, nonostante io faccia il giornalista e quindi di queste cose certo. Vivo, però insomma sono pure preoccupato, come dire, della deriva di questo paese, perché se uno commette una serie di errori che poi sono vedi in piccolo, isolati, come quelli che avvengono tutti i giorni sulle strade italiane, e in fondo ci sono state 32 vittime, ma quello che è avvenuto non è nient'altro che un gigantesco incidente. Non c'è volontarietà, ecco, tutto possiamo dire di Schettino, ma fuorché che lui abbia fatto tutto quello che ha fatto per volontà. No, io sono convinto che, devo dire, a parte che c'è tutta una serie di leggerezze, di cose che poi sembrano, ecco, il famoso inchino che tanto ha scandalizzato, quello, è una cosa in uso da anni, anni e anni, tra l'altro. Il libro diciamo comincia puntando il dito contro le capitanerie di porto. Dove stavano le capitanerie di porto, appunto, mentre cresceva questo malvezzo, man mano che le navi da crociera aumentavano, che i passeggeri a bordo di queste navi crescevano sempre di più, che la domanda di crociera cresceva, dove stavano le capitanerie di porto quando avvenivano appunto questi pericolosi avvicinamenti alla costa? No, ma... E dove stavano soprattutto quella notte, quando con i sistemi di sorveglianza del traffico navale pur perfettibili, dove stava andando quella nave, che direzione aveva preso, si vedeva molto bene. Ecco, io sono convinto che
il destino di Schettino, che è sicuramente, come dire, in quanto comandante è il parafulmine di tutto, è inevitabile bene, che il parafulmine. Su questo non si discute. Ma io credo che quella telefonata di, ora onestamente non ricordo, De Gregorio, adesso De Gregorio De Falco. De Falco, ecco. De Falco ha condizionato tutti, questo che urlava, se ne stava bello seduto e urlava a dire torna su, e questo che dice, lì ci sono errori, ma nell'immaginario collettivo quella telefonata ha chiarito che Schettino era scappato. Invece semplicemente si trovava in una condizione di una nave che si stava ribaltando e che quindi si è posto non al sicuro, si è messo nella posizione migliore possibile per poter continuare a fare quello che deve fare un comandante, cioè coordinare i soccorsi. Il problema è che De Falco, al telefono, doveva semplicemente dire una cosa, gliel'ha detta poi a un certo punto uno degli ufficiali, una delle persone che ha parlato con lui, vede gli elicotteri là sopra, ecco, l'elicottero doveva scendere, prendere, imbracare Schettino e riportarlo sulla nave, esattamente, perché sulla nave si è ribaltata, c'è poco da fare, lì ci sta la legge del codice, ma ci sta anche la legge della fisica, certo. La forza di gravità ti porta a terra. È inutile ironizzare sul fatto il comandante che è scivolato. Non è che è scivolato, non poteva più stare nella condizione dove stava, e con lui peraltro sono andati via tutti da quel lato, e questo certo. È anche un dato giuridico importante da tenere presente, cioè non c'è la persona abbandonata e lui che con la barca a remi se ne va verso terra e la lascia lì. Tutte le persone che stavano su quel lato della nave, quello che stava finendo in acqua, sono state portate via. E su questo ci sono, come dire, testimonianze plurime, per cui è difficile metterlo in discussione. C'è anche, secondo lei, una vicenda legata alle assicurazioni? Beh, è possibile che su questo si giochi molto. Vedi, il sistema delle assicurazioni navali prevede un po' come l'assicurazione casco che c'è sull'automobile, cioè paga tutto, paga fino all'ultimo centesimo. E quindi il tentativo, perché l'errore, diciamo, è compatibile con quanto è avvenuto, con la navigazione, insomma, e quindi le navi sono assicurate appunto fino all'ultimo, fino all'ultima vite. È chiaro che se emerge, come dire, la responsabilità del comandante, questo contributo delle assicurazioni potrebbe diminuire, perché in qualche maniera si potrebbe scaricare su di lui la colpa dell'incidente. Quindi in questo momento, secondo me, armatore e assicurazioni stanno viaggiando a braccetto. E certo. E poi ecco, un altro dato che è emerso in questi giorni è che l'ecoscandaglio dava un dato tranquillizzante, dava mi pare 100 metri invece... era soprattutto quello che sembra emergere dai dati della perizia, era rotto probabilmente, perché segna 105 metri in costanza praticamente da Civitavecchia fino a poco prima dell'impatto. Allora bisogna capire se era spento, se era acceso, se non ha funzionato. In ogni caso, nelle comunicazioni registrate dalla scatola nera, nei momenti successivi all'incidente, nei momenti della manovra per cercare di riavvicinare la nave al giglio, loro della profondità erano consapevoli, perché si sente registrato 40 metri, 50 metri, no, aspetta a calare l'ancora, quindi c'era una consapevolezza di quello che avevano sotto. Avendo le informazioni che si è riusciti a recuperare, che idea ti sei fatto di quelle ore, di quella tragica notte? Guarda, ne parlavo stamattina con il vigile del fuoco Paolo Rona,
che era quel vigile del fuoco che era in vacanza con la moglie e che si è trovato a partecipare, diciamo, sulla fonte anche ai soccorsi. E insomma, lui pure conveniva sul fatto che sulla nave di quel tonnellaggio, di quella lunghezza 300 metri, di quella altezza sul mare 50 e di quella larghezza 35, non è facile fare una diagnosi immediata di quello che sta avvenendo. Peraltro un corpo galleggiante, prima di assestarsi e prima di esprimere, diciamo, quella che sarà la sua capacità di tenuta, ci mette un po' di tempo. Quindi io credo che tutto sommato dare l'emergenza generale alle 10:30, cioè tre quarti d'ora dopo l'incidente, mi sembra probabilmente diciamo compatibile. Non ci vedo un forte ritardo, anche perché tu nelle registrazioni, al di là di quel vabbuò che in qualche maniera è stato caricato di un significato che non ha, perché era il modo per chiudere una telefonata, non era vabbuò facessero, certo, un po' quello che gli pare i passeggeri della nave. Al di là di questo, le comunicazioni erano comunicazioni tra ufficiali che stavano cercando di risolvere il problema, non è che stavano lì a giocare a zecchinetta. Quindi l'idea che si fosse perso del tempo, francamente, non lo credo. Peraltro l'evacuazione di una nave con 4.000 persone va data quando la nave è completamente ferma, e lì c'era ancora abbrivio presente fino quasi alle 11:15. La nave non era assestata, per cui bisogna stare molto attenti, perché se tu cali le scialuppe con una nave con un bestione di quel genere che si sta muovendo, rischi di la collisione. Adesso l'incidente probatorio, questa fase, ecco, quando termina tutta questa? Ma guarda, dovrebbe terminare. Ovviamente ci sarà un rinvio all'inizio della settimana prossima, perché adesso ho la parola alla difesa, dopodiché interverrà l'accusa con repliche. Probabilmente con venerdì non si riesce a chiudere. Dopodiché a quel punto bisogna capire, cioè la procura dà aria di essere molto sicura di sé. E quindi potrebbe anche chiedere il giudizio immediato, quindi saltando l'udienza preliminare, dire: io ho tutte le carte pronte per andare a processo e chiedo il giudizio immediato. Oppure c'è il passaggio per l'udienza preliminare, e quella è un piccolo processo a porte chiuse, nel quale si formano appunto le accuse nei confronti di quelli che divengono a quel punto degli imputati, e ci potrebbe essere un allungamento. Credo che sarebbe meglio questa seconda ipotesi, nel senso che la vicenda appunto appare ancora abbastanza confusa, almeno non mi sembra così chiare le responsabilità, soprattutto poi perché la Costa Crociere in questo momento, come dire, è nel processo solo attraverso tre dirigenti dell'unità di crisi, ma non si parla di una responsabilità rispetto a tutti i problemi tecnici che ha avuto quella nave, certo, ai problemi di organizzazione dell'evacuazione, perché molti del personale che è coinvolto nel piano staremo a vedere, non aveva la certificazione. Ecco, questa è l'ultima cosa che volevo dire: molti sono stati trovati senza i patentini. Io ho paura che ne vedremo delle belle su questo. Esatto, se la stampa, come dire, ci aiutasse, se i giornali, come dire, si ponessero un po' più di interrogativi, sarebbe meglio. E noi lo seguiremo e ti disturberemo ancora. Volentieri. Grazie Alessandro Gaeta del TG1.